nuova come femminicidio per indicare una situazione che è sempre esistita, ovvero la violenza sulle donne. Probabilmente perché fortunatamente c'è stata un'evoluzione culturale e giuridica sulla base della quale si è passati dal delitto d'onore, ancora realtà negli anni 70, all'attuale impianto normativo e all'attuale percezione dei fatti. L'ex neologismo femminicidio non è una parola in più sul vocabolario, solo se mostra un'inversione della prospettiva, cioè la qualificazione di un atto di violenza non sulla base di chi sia la vittima, ma sul motivo per cui è stato commesso. Mi spiego meglio. Non c'è femminicidio quando la vittima è donna, c'è femminicidio quando la vittima è donna in quanto donna. Il fenomeno, oltre che essere studiato, va soprattutto arginato. Fermo restando che il garantismo, parte fondante della nostra Costituzione, è dogma per tutti coloro che in essa credono, inteso come il principio secondo il quale l'imputato non possa essere considerato colpevole fino a sentenza definitiva e secondo il quale la pena debba essere rieducativa un caposaldo, questo garantismo non può e non deve limitare le vittime. È per questo motivo che questa commissione deve essere finalizzata non a produrre nuove inchieste, ma ad elaborare proposte volte a colmare lacune normative, analizzando i dati già in nostro possesso. Il tutto volto al fine di dotare tutti i soggetti coinvolti di strumenti idonei e adeguati alla repressione del fenomeno. Se vogliamo parlare di prevenzione, non possiamo rimanere sordi di fronte ai segnali di allarme che le donne lanciano e che rimangono troppo spesso inascoltati. È frustrante tutte le volte che leggiamo di un cosiddetto femminicidio scoprire che sia stato preceduto da denunce e richieste d'aiuto rimaste inascoltate. È umiliante constatare che spesso si tratti di tragedie annunciate. È evidente quindi che le misure di prevenzione non siano sufficienti e che sia necessario intervenire per fornire alle forze dell'ordine e alla magistratura strumenti più efficaci per proteggere quelle donne che hanno il coraggio di denunciare, ma anche quelle donne che per vincoli culturali, economici o per paura sono costrette a subire e a soffrire in silenzio. Va sostenuto l'accompagnamento delle donne vittime di violenza durante l'iter processuale, perché troppo spesso si ritorce contro le vittime stesse. Deve essere garantito l'anonimato e la riservatezza delle indagini e va potenziato il servizio dei centri e delle associazioni che operano sul territorio. Nel rispetto del caposaldo del liberalismo, secondo il quale la libertà di ogni uomo debba finire solo dove inizia quella di un altro, dobbiamo pensare ad interventi organici che consentano di proteggere le vittime prima che i loro carnefici. In Italia ci vogliono leggi chiare, difficilmente interpretabili, processi rapidi e pene certe. Pene certe, io su questo mi vorrei soffermare. È grottesco ricordare che la fatica di tante donne che ha portato al riconoscimento del reato di stalking è stata vanificata dalla depenalizzazione improvvida di tanti reati minori ma ugualmente odiosi, con il cosiddetto decreto svuota carceri. Vorrei soffermarmi sull'idea di interventi di carattere sociale, educativo e formativo. Questo tipo di reato purtroppo non si può combattere solo con il codice penale, ma con un'evoluzione culturale che deve iniziare nelle famiglie, che sono la prima forma di società naturale, e nelle scuole. Scuole che non devono essere solo luogo di istruzione, ma devono essere luogo di educazione delle prossime generazioni. Comunicando il voto favorevole della Lega Salvini, Premier, scusate, Partito Sardo d'Azione, mi piace di più all'istituzione della commissione d'inchiesta sul femminicidio. Per tutti i sopracitati motivi, vorrei concludere ricordando a noi tutte le vere vittime innocenti, incolpevoli ma mai inconsapevoli, che attraversano queste tragedie familiari come fantasmi silenziosi, i bambini. Il silenzio degli innocenti che più pesa sulle nostre coscienze e che io auspico costituisca l'impegno principale di questa commissione. Una raccomandazione la faccio a tutti noi. Non perdiamo la possibilità di fare fatti concreti perché rallentati da differenze ideologiche o di background culturali.
Non rendiamoci protagonisti dell'ennesima occasione persa. Grazie. Grazie, senatrice Casonati.